Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi presento un coltello della Ganzo, particolare è il G726M. Si presenta con la sua bella scatola con i loghi del produttore. Abbiamo un coltello che è sempre ben confezionato, come tutti i coltelli della Ganzo. Ha le guancette in plastica rigida con un disegno abbastanza grippante. I liner sono in acciaio alleggeriti. Non so se si riesce, se si riescono a vedere, ma comunque hanno dei fori di alleggerimento. Ha una clip per il porto, doppio thumb stead per l'apertura ambidestra. La lama è molto simile a una spare point, anche se secondo me è un po' diversa questa. Ha un foro per il lacciolo. Il blocco della lama è un Axis, che è un blocco abbastanza sicuro per un coltello. Si tira indietro il blocco e la lama si chiude in modo perfetto. Diciamo che è anche abbastanza centrata la lama, anche se è un coltello molto economico. Presenta una specie di godronatura qui, ma non è grippante per nulla. La lunghezza del coltello, vediamo, è di circa 19 centimetri, la lama è di 8 centimetri e mezzo circa. Vediamo la misura da chiuso. Da chiuso è quasi 11 centimetri. Il suo peso riesco ad accenderla. Il suo peso è di 107 grammi. Nonostante sia un coltello economico, ha una buona sensazione in mano, anche se le guancette in plastica danno quella sensazione di povertà, diciamo così. Però diciamo che si impugna abbastanza bene, ragazzi. L'acciaio è in 440C, ottimo come acciaio. Vorrei provare come taglia. Sì. Diciamo che i coltelli della Ganzo sono sempre ben affilati. Che dire, ragazzi, un bel coltello economico, di fabbricazione cinese, ma molto vaglio. Questo è tutto, al mio prossimo video.